Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Pater noster quis in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Sicut in cielo et in terra. Dal Libro di Cielo, volume 18, 25 dicembre 1925. Come ci vogliono le disposizioni per possedere il dono del volere divino? Similitudine di esso. Il vivere nel volere supremo è la cosa più grande, è il vivere vita divina, e l'anima opera nell'unità della luce eterna. Stavo pensando a ciò che sta detto sopra, che la volontà di Dio è un dono, e perciò come dono si possiede come cosa propria. Invece, chi fa la volontà di Dio deve stare ai comandi, deve domandare spesso che cosa deve fare,
e che gli si impresti il dono, non per essere padrone, ma per fare la stessa azione che Dio vuole, finita la quale restituirle il dono che ha preso in prestito. Nella mia mente si facevano tante immagini e similitudini tra chi vive nel volere divino e lo possiede come dono e tra chi fa la santissima volontà di Dio, che non solo non possiede la pienezza del dono, ma se lo possiede è ad intervallo e ad imprestito. Ne dico alcuna di quelle similitudini. Supponevo che avessi una moneta d'oro che avesse la virtù di far sorgere quante monete io volessi. Oh, quanto mi potrei far ricca con questo dono. Invece un altro lo riceve in prestito questo dono per un'ora o per esplicare una sua azione, per restituirlo subito. Che differenza tra la mia ricchezza per il dono che posseggo e tra quella di chi lo riceve in prestito. Oppure se avessi avuto in dono una luce che non si smorza mai, sicché di notte, di giorno, io sono al sicuro, ho sempre il bene del vedere questa luce che nessuno mi può togliere. Si rende con me connaturale e mi dà il bene di conoscere il bene per farlo e il male per fuggirlo. Sicché con questa luce donatami in dono, io mi schernisco di tutti, del mondo, del nemico, delle mie passioni e fin di me stessa. Quindi questa luce è per me sorgente perenne di felicità, è senza armi e mi difende, è senza voce e mi insegna, è senza mani e piedi e dirige la mia via e si fa guida sicura per portarmi al cielo. Invece un altro, quando sente bisogno, deve andare a chiedere questa luce, quindi non la tiene a sua disposizione. Abituato a non guardare sempre insieme con la luce, non possiede la conoscenza del bene e del male e non tiene forza sufficiente per fare il bene ed evitare il male. Onde, non possedendo la luce accesa e continuata, in quanti inganni, pericoli e vie strette non si trova. Che differenza tra chi la possiede come dono suo, questa luce, e chi la deve andare a chiedere quando ne ha bisogno. Ora, mentre la mia mente si sperdeva in tante similitudini, dicevo tra me: sicché il vivere nella volontà di Dio è possedere la volontà di Dio, e questo è un dono. Quindi, se la bontà di Dio non si compiace di darlo, che può fare la povera creatura? In questo mentre, il mio amabile Gesù si è mosso nel mio interno, come stringendomi tutta a sé, e mi ha detto: figlia mia, è vero che il vivere nel mio volere è un dono, ed è possedere il dono più grande. Ma questo dono, che contiene valore infinito, che è moneta che sorge ad ogni istante, che è luce che mai si smorza, che è sole che mai tramonta, che mette l'anima al suo posto stabilito da Dio nell'ordine divino e quindi prende il suo posto d'onore e di sovranità nella creazione, non si dà se non a chi è disposto, a chi non deve farne sciupio, a chi deve stimarlo ed amarlo più che la vita propria, anzi mostri di essere pronto a sacrificare la propria vita per fare che questo dono del mio volere abbia la supremazia su tutto e sia tenuto in conto più della stessa vita, anzi, la sua vita un nulla in confronto ad esso. Perciò, prima voglio vedere che l'anima vuol fare davvero la mia volontà e mai la sua, pronta a qualunque sacrificio per fare la mia. E in tutto ciò che fa è pronta a chiedermi sempre, anche come in prestito, il dono del mio volere. Onde io, quando vedo che l'anima nulla fa se non con l'imprestito del mio volere, lo do come dono, perché col chiederlo e richiederlo ha formato il vuoto nell'anima sua, dove mettere questo dono celeste.
e con l'essersi abituata a vivere ad imprestito di questo cibo divino, ha perduto il gusto del proprio volere. Il suo palato si è nobilitato e non si adatterà ai cibi vili del proprio io. Quindi, vedendosi in possesso di quel dono che lei tanto sospirava, agognava ed amava, vivrà della vita di quel dono, lo amerà e ne farà la stima che merita. Non condanneresti tu un uomo che, preso d'affetto puerile verso un fanciullo, solo perché gli stessi un poco intorno trastullandosi insieme, gli desse una carta da 1000 e il bambino, non conoscendo il valore, dopo pochi minuti la fa in 1000 pezzi. Ma se invece prima lo fa desiderare, poi ne fa conoscere il valore, dopo il bene che gli può fare quella carta da 1000 e poi gliela dà, quel fanciullo non la farà a pezzi, ma andrà a chiuderla sotto chiave, apprezzando il dono e amando di più il donatore. E tu lo deresti quell'uomo che ha avuto l'abilità di far conoscere il valore della moneta al piccolo fanciullo. Se ciò fa l'uomo, molto più io, che do i miei doni con saggezza e con giustizia e con vero amore. Ecco perciò la necessità delle disposizioni, della conoscenza del dono e della stima ed apprezzamento e dell'amare lo stesso dono. Perciò, come foriera del dono che voglio fare alla creatura della mia volontà, è la conoscenza di essa. La conoscenza prepara la via, la conoscenza è come il contratto che voglio fare del dono che voglio dare, e quanta più conoscenza invio all'anima, tanto più viene stimolata a desiderare il dono e a sollecitare il divino scrittore di mettere l'ultima firma che il dono è suo e lo possiede. Onde il segno che voglio fare questo dono del mio volere in questi tempi è la conoscenza di esso. Quindi sii attenta a non farti sfuggire nulla di ciò che ti manifesto sulla mia volontà, se vuoi che io ci metta l'ultima firma del dono che sospiro di dare alle creature. Dopo ciò, la mia povera mente si sperdeva nel volere supremo e facevo quanto più potevo di fare tutti i miei atti nella divina volontà. Mi sentivo investita di una luce suprema ed i miei piccoli atti, come uscivano da me, prendevano posto in quella luce e si convertivano in luce. Ed io non potevo vedere né il punto della luce in cui li avevo fatti, né dove trovarli. Vedevo solo che si erano incorporati in quella luce interminabile e non più. E a me riusciva impossibile poter navigare in tutta quella luce inaccessibile. Starmi dentro sì, ma valicarla tutta non era dato alla mia piccolezza. In questo mentre il mio amabile Gesù si è mosso nel mio interno e mi ha detto: figlia mia, com'è bello l'operato dell'anima nella mia volontà. Il suo atto si unisce a quell'atto solo del suo creatore che non conosce successione di atti, perché la luce eterna non è divisibile. E se si potesse dividere ciò che non può essere, la parte divisa diventerebbe tenebre, sicché l'atto divino, essendo luce, di tutto il suo operato forma un solo atto. Onde l'animo, operando nella luce del mio volere, si unisce a quell'atto solo del suo creatore e prende posto nell'ambito della luce dell'eternità. Perciò non puoi vederli, né nella parte della luce dove li hai fatti, né dove si trovano, perché la luce eterna di Dio per la creatura è invalicabile da poterla valicare tutta. Ma sa certo che il suo atto c'è in quella luce, il quale prende posto nel passato, nel presente e nel futuro. Vedi, anche il sole, essendo lui immagine della ombra della luce divina, tiene in parte questa proprietà. Supponi che tu operassi in quel punto dove il sole espande la sua luce solare. Tu vedi la sua luce avanti, sopra e dietro di te, a destra e a sinistra. Quindi, se tu volessi vedere qual è stata la parte della luce del sole che tutta ti circondava, tu non la sapresti trovare né distinguere. Sapresti dire solo che la sua luce, certo, era sopra di te. Ora, quella luce stava fin dal primo istante che fu creato il sole. Sta e starà. Se il tuo atto potesse convertirsi in luce solare, come si converte in luce divina, potresti trovare la tua particella di luce
e la luce che ti è stata data dal sole per farti operare? Certo che no. Ma sai però che da te è uscito un atto che si è incorporato nella luce del sole. Perciò ti dico che il vivere nel volere supremo è la cosa più grande, è il vivere di vita divina. Il celeste creatore, come vede l'anima nella sua volontà, la prende fra le sue braccia e ponendola nel suo seno, la fa operare con le sue stesse mani e con quella potenza di quel fiat con cui furono fatte tutte le cose. Fa scendere sulla creatura tutti i suoi riflessi per darle la somiglianza del suo operato. Ecco perché l'operato della creatura diventa luce e si unisce a quell'atto solo del suo creatore e si costituisce gloria eterna e lode continua del suo creatore. Perciò sii attenta e fa che il vivere nel mio volere sia per te il tuo tutto, affinché mai potessi scendere dalla tua origine, cioè dal seno del tuo creatore. Bellissimo e assai edificante il brano di oggi, che contiene un'articolazione abbastanza estesa, ecco, di punti di meditazione, anche se possono essere, diciamo, sintetizzati in 2-3. Penso che un passaggio risponda a un quesito che in molti si pongono e molti mi pongono, ed è quello che Luisa fa dopo aver espresso le sue considerazioni assai edificanti, quindi le immagini della moneta e della luce, che fanno comprendere, evidentemente in via metaforica ma abbastanza bene, la differenza che c'è tra il vivere nella divina volontà e il farla, tema che riprende e approfondisce ulteriormente quanto già visto nel precedente brano e nella precedente meditazione. Allora Luisa dice: senti un po', ma se questo possedere la volontà di Dio, vivere nella volontà di Dio, è un dono, e se Dio non vede l'ora di darlo, ma insomma, che cosa dobbiamo fare per avere questo dono? E qui Gesù fa la sua splendida lezione magistrale, su cui credo che ci soffermeremo un po' più a lungo, non prima però, ecco, di aver rivolto nuovamente lo sguardo su questo aspetto, no? Chi fa la volontà di Dio deve stare ai comandi, deve domandare spesso che cosa deve fare. Dal che è evidente che noi possiamo già comprendere, come dire, dove stiamo oggi. Bisogna vedere quanta, per esempio, luce sentiamo in noi, come Luisa spiega poi nella immagine della luce, no? Per discernere con una certa agevolezza, facilità, speditezza, il bene per farlo e il male per fuggirlo. Come dice la Sacra Scrittura, Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se faccio fatica a cogliere il volere di Dio in svariate situazioni, o addirittura delle volte non ci capisco proprio niente, cioè non lo so che cosa vuole Dio, non riesco a comprenderlo, nessun problema, vuol dire che ancora sono fondamentalmente situato, ecco, nella prima parte del cammino, che attenzione, è parte del cammino, poi Gesù lo spiega, che è l'imparare a fare, ma a desiderare, a cercare la divina volontà. Questa è la prima parte del cammino. Adesso vedremo, no? Ecco perché Gesù lo rispiega, ma anche la struttura stessa, il contenuto stesso cronologico del libro di cielo è già una spiegazione. I famosi primi 10 volumi, dove non si fa riferimento frequente, ma neanche molto esplicito, a tutte queste cose
un po' peculiari, particolari, che poi Gesù spiega sul vivere nella divina volontà, ma è fondamentalmente una grande lezione, come dire, di ascetica. È una teologia della perfezione cristiana del Royo Marine, che è un classico della spiritualità e dell'ascetica, fatta da nostro Signore Gesù Cristo. Perché se tu non entri in quell'orizzonte, cioè vivere nella divina volontà, come sappiamo, è più che fare la divina volontà, ma il più contiene il meno. Non è vero il contrario, ma il più contiene sempre il meno. Per cui stai tranquillo che se tu non fai con perfezione la divina volontà, non ci sarà lo step successivo del vivere in essa e possederla come dono. Questo è sicuro, questo qui. Allora lui si dice: con questa luce donatami in dono, quindi quando arriva, e arriva, vedremo, al termine di un cammino. Perché Gesù dice, fa un'immagine molto bella, dice: ma io posso mica dare una moneta da 1.000? A quei tempi si cantava se potessi avere 1.000 lire al mese, no? 25 dicembre 1925, perché 1.000 lire al mese erano un patrimonio. Io adesso non saprei spiegare, non saprei fare l'equivalenza in euro, ma erano tanti soldi. Ma se tu metti un lenzuolo, quanto era grande la 1.000 lire di un tempo, in mano a un bambino, sa manco che cos'è. Quello prende e lo strappa, no? Oppure prende una penna e ce lo fa sopra gli scarabocchi, lo usa come carta da disegno. Ecco, quindi questo ci fa già, cioè un dono così grande Dio non lo dà, se non a chi lo ha conosciuto, lo ha apprezzato, lo ha valorizzato e ha, come poi spiega, adesso lo vedremo, dimostrato che ci tiene con tutto il cuore, è pronto a qualunque cosa, anche a metterci la vita pur di riceverlo. Ma non a chiacchiere questo qui. Perché io sono certo che poi il nostro Signore veramente prova le persone, eh? Quindi vuoi vivere nella divina volontà? Diglielo, però poi preparati. Non è un voler mettere spavento o paura, no, perché non c'è niente di cui spaventarsi o impaurirsi, però certamente dovrà, e il cielo questo lo fa se noi glielo chiediamo. Che gli diamo l'autorizzazione, dovranno cominciare ad essere lanciati dei missili abbastanza corposi sulla nostra volontà umana, perché ora deve essere distrutta, deve essere completamente smantellata. Quando si ha questa luce, è bellissimo. Mi schernisco di tutti, del mondo, del nemico, delle mie passioni. Non c'è più nulla, come scrive San Paolo nelle sue lettere, che ci possa separare dall'amore di Dio, portarci lontano dalla volontà di Dio, il mondo con i suoi idoli. E che ci fa? Il nemico con le sue astuzie, con le sue infernali invenzioni, non ha nessuna possibilità di trascinarci dalla sua parte, se stiamo messi in queste condizioni. Le passioni prendono il volo quando entra la divina volontà in noi, sono completamente ammansite e addomesticate. Il guaio più grande, noi stessi, la nostra volontà umana, ma la nostra volontà umana, quando arriva il dono della volontà divina, non esiste se non per muoversi, agire, operare in quella divina. Quindi è da un lato iperattiva divinamente e dall'altro morta umanamente. Allora un'altra spia, no? Dice, quando uno deve andare sta moneta d'oro, sta sempre a chiedere: me la dai, me la dai, me la dai, poi te la ridò, me la dai, poi te la ridò. Una spia è non possedere la conoscenza del bene e del male. Quindi non avere discernimento. E ammesso che qualche volta mi viene il discernimento, quindi capisco qual è il bene e qual è il male, la coscienza comincia a parlarmi in maniera chiara, non tengo la forza sufficiente però. Capisco che dovrei fare così e faccio colà. E allora che facciamo?
Vogliamo ricevere questo dono? Bene, se vuoi ricevere questo dono, Gesù spiega molto molto semplicemente. Io questo dono non lo do se non a chi è disposto. Questo vale anche, la Chiesa lo insegna anche per chi riceve i sacramenti. I sacramenti non si possono ricevere senza le debite disposizioni, come la Chiesa insegna. Io non mi posso fare la comunione se non sto in grazia di Dio. Non la posso fare. Non posso accostarmi alla confessione se non sono sinceramente pentito del male che ho commesso. Se non faccio una burla, come dice Gesù nelle ore della passione. Vi ricordate? Una persona che si confessa senza proposito di pentimento. Questa è la scena quando Gesù commenta le burle di Erode. È una burla. Cioè, gli uomini si stanno burlando in continuazione di me, no? Ma anche i sacramenti si sono senza disposizione. E non servono a niente. Anzi, servono, come ho spiegato tante volte in passato in tante catechesi, ad aggravare la condizione dell'anima. Perché una confessione, come dire, messa sotto i piedi, non fa bene all'anima, ne fa più male che bene. Una comunione sacrilega, come insegnano i maestri di spirito, è il male, è il peccato più grave che si possa avere in assoluto. Noi abbiamo la possibilità terribile di trasformare in veleno, accostandoci senza le dovute disposizioni, il farmaco dell'immortalità, come lo chiamavano i padri, che è l'Eucaristia. Quindi, chi è disposto? Chi non deve farne sciupio? La divina volontà è la cosa più grande e più preziosa che esista. Dio non la dà a chi è uno sprecatore di grazie. Quante grazie noi sprechiamo? Noi dobbiamo cominciare a imparare. Ho fatto diversi interventi negli ultimi tempi proprio sul non sprecare grazie. Sono disponibili sui miei canali proprio forse con questo titolo, sprecare le grazie di Dio, non sprecare le grazie di Dio, che è un delitto sprecare una grazia di Dio, molto più grave di quello pur grave, per esempio, di sprecare le cose attinenti alla vita terrena, cosa che un cristiano non può e non deve fare. Non si spreca il cibo, non si buttano i soldi inutilmente, non si sprecano i beni di consumo, non si spreca la luce, non si spreca il gas, non si sprecano i vestiti, non si sprecano le scarpe. Quindi, ma non per tirchieria o per attaccamento alle cose, ma perché dietro ogni bene c'è una grazia del Signore che deve essere valorizzata, ben impiegata, non disprezzata, sciupata. Sciupare non è mai una virtù. Non solo, disposto, non deve farne sciupire, deve stimarlo e amarlo più che la vita propria. Stima e amore. Ci rendiamo conto che la divina volontà è la cosa in assoluto più nobile, più importante, che se c'è quello abbiamo fatto strike assoluto o no? E amarlo più che la vita propria. Come qui Gesù fa la glossa alle sue parole del Vangelo, no? Chi viene a me non odia il padre, la madre, perfino la propria vita. Diceva questo testo nella traduzione classica, che è quella che ho memorizzato, adesso è un po' diversa, ma il concetto è che prima Dio e l'amore a Lui, prima di tutto, prima anche della vita propria. Questo è quello che Gesù spiega. Anzi, mostri di essere pronto a sacrificare la vita per fare che questo dono del mio volere abbia la sua supremazia e sia tenuto in conto più della stessa vita, anzi la sua vita non è confronto adesso. Fino a quando non vedrà tutte quante queste cose in noi, il Signore, il dono della divina volontà non ce lo darà. Staremo sempre più vicini, la faremo sempre meglio, avremo sempre meno dei vuoti, avremo sempre più luce, sempre più discernimento, sempre più capacità di farla, ma non fino al punto di avere il dono vivo e operante in noi. E come ci si arriva a questo? Così chiudiamo la meditazione. Dice: prima voglio vedere che l'anima vuole fare davvero la mia volontà, fare, attenzione, e mai la sua, pronta a qualunque sacrificio.
Allora, Gesù questo lo vuole vedere, quindi per vederlo ti deve provare. Dice, vuoi davvero fare la mia volontà? Bene, bene, cominciamo. Cominciamo a mettere un po' di ordine nella vita. Vediamo. E qui, amici miei, figlioli miei cari, quando il Signore stende la mano, ma lo fa per il nostro bene, come un chirurgo, come un ottimo maestro, un ottimo professore che tempra, ecco, il suo allievo, lo forma alla grande. Però se tu gli hai detto quella cosa, ah, voglio vivere la divina volontà, dopo se comincia, abbi l'intelligenza, abbi il discernimento di comprendere le potature, le situazioni di vita, quindi le cose in cui il nostro Signore sicuramente aspettati che ne vedrai tutti i colori, il nostro Signore ti smantella, ti deve smantellare, vedrai tantissime cose che dentro di te non funzionano, anche in perfetta buona fede, anche senza che te ne rendevi conto, ma tutto questo deve essere eliminato, tutto questo, perché ciò che non è conforme alla volontà di Dio dentro di noi, piano piano, deve sparire, punto, sparire, non si deve sa più. Quindi, mano a mano che il Signore vede queste cose, come dire, ci dà i piccoli prestiti della sua volontà per farla in qualche circostanza particolare. E poi i prestiti aumentano sempre, mano a mano che la nostra capacità di farla si dilata. E quando vede che l'anima nulla fa se non col prestito del mio volere, arriva il dono. Ecco perché bisogna avere pazienza, bisogna avere anche umiltà, eccetera, no? Voi immaginate, insomma, no, che a un ragazzino di 8 anni, qui dice, ci sono i cibi vili del proprio io e i cibi nobili della divina volontà, che puoi dare le tartine al caviale a un bambino di 8 anni, ma quello le sputa sopra, non, che ha capito, o puoi dargli, che ne so, i tagliolini al tartufo a un bambino di 8 anni. Non è in grado di apprezzare quei sapori perché le sue papille gustative non sono ancora abituate. Un bambino piccolo, i bambini piccoli amano i sapori grossolani e forti, no? Abbiamo patatine fritte, Houston, tutte queste cose qui, no? E la stessa cosa vale con la divina volontà. Quindi c'è un progressivo processo di raffinazione e di sempre maggiore perfezionamento, compiuto il quale, dice il Signore, bene, adesso siamo pronti, eccoti il dono della divina volontà. E allora sì che poi cominciano a vedersi spettacoli, come quelli che Gesù spiega al termine del brano, mostrando come un atto, appunto, compiuto nella divina volontà, si unisce all'atto solo del suo creatore e si confonde con la luce infinita ed eterna e non divisibile che quell'atto solo è, e per cui sprigiona una montagna inimmaginabile di bene. Il celeste creatore, come vede l'anima nella sua volontà, la prende fra le sue braccia e ponendola nel suo seno la fa operare con le sue stesse mani e con quella potenza di quel fiat con cui furono fatte tutte le cose. Ed ecco perché il vivere nel volere supremo è la cosa più grande, perché è vivere di vita divina. Bene, oggi il Signore ci ha insegnato, Santa Vergine Maria, tutto quello che dobbiamo fare per ricevere il dono della Divina Volontà. Il cuore della meditazione di oggi, molto bello e molto importante, è questo. La risposta
a questa domanda che molti si pongono e alla quale non tutti, ecco, trovano risposta adeguata, ma la risposta adeguata ce l'ha data Gesù. E qui dobbiamo ricordare bene tutte quelle esortazioni che Gesù ci ha rivolto, che culminano in: guarda, tu avrai questo se dimostrerai a Dio che ci tieni adesso più che la tua stessa vita, anzi, che ritieni un nulla la tua vita al suo confronto. Se nel nostro cuore, questo soltanto Gesù sa bene quello che c'è nel nostro cuore, ma noi nella nostra preghiera personale possiamo e dobbiamo entrare dentro e senza raccontarci sciocchezze, perché non c'è niente di più sciocco che raccontare le sciocchezze a noi stessi, o peggio ancora pensare di raccontarle a Gesù, vedere, verificare quanto ci tengo davvero. Cosa sono disposto a sacrificare per avere questo dono? Ecco, in base a queste risposte che ti chiediamo, Santa Vergine, di metterci in condizione di poterci dare sinceramente a noi stessi e a Dio stesso, in base alla risposta che daremo a questi quesiti che le parole di Gesù oggi vogliono assolutamente provocare, risvegliare, dipenderà, ecco, quello che Dio farà con noi, le grazie che ci darà, fino al dono dei doni, che è appunto la vita nel supremo volere, che parte dalla conoscenza di esso e si consuma nel dono ricevuto e vissuto. Nella divina volontà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.